corsa inarrestabile dalla serie C2 alla serie C1 e poi il campionato di serie B e poi chissà dopo la serie B viene, voi lo sapete, ma spetterà ai calciatori in campo di mostrare il vero valore. Chi non conoscesse il nostro sindaco, solamente questa è la parte che somiglia e quindi non lo confondete, perché lui è il nostro consigliere Fabrizio Magaro che ci porterà appunto i saluti del comune e soprattutto direi i saluti da, possiamo dire, ex sportivo, anche se è brutta detta così, però organizzatore del Fondi Sport Village, insomma tante iniziative sportive per la città. Grazie Simone. Allora, buongiorno a tutti. Io vi porto, intanto ringrazio il presidente Emiliano Biasio per l'invito e vi porto i saluti del sindaco, dottor Salvatore De Meo, che purtroppo è impegnato ad accedere per un altro evento istituzionale, facilitate la giornata della cultura ebraica. Io vi porto i saluti suoi e di tutta l'amministrazione comunale. Faccio i complimenti tanto a tutta la società della ginnastica per la promozione dello scorso anno. Io ricordo a lui per questo campionato di Serie B che spero, anzi sono sicuro, vi vedrà protagonisti. So che quest'anno ci saranno i derby, quindi invito entrambe le società a organizzare delle due giornate, una giornata prima di festa e di unione per tutta la città, per le tifoserie, le famiglie e poi per lo sport. Io, come diceva Simone, da ex sportivo ci tengo molto alle varie attività che abbiamo svolto in ambito sportivo per la città come tutta l'amministrazione. È un onore per noi amministratori avere società come la ginnastica, il fondo di calcio, la pallamano che militano in campionati di Serie A, perché questo permette da lustro all'intera città di portare il nome dei fondi in giro per tutta la nazione. So che ci vedete con città di altre regioni, non solo della provincia, delle altre province della regione Lazio, e quindi è un motivo vittimato per tutta la nostra comunità. Faccio in bocca al lupo all'allenatore, a tutti quanti i dirigenti e soprattutto ai giocatori. So che ci sono molti giocatori che non sono di fondi, ma vengono da fuori, quindi da parte mia del sindaco e dell'amministrazione vi do il benvenuto e noi siamo sempre a disposizione come amministrazione per qualsiasi problema la società possa avere durante l'anno. Spero che ci rivedremo alla fine dell'anno per festeggiare magari una promozione e comunque in bocca al lupo e grazie veramente al Presidente e a tutta la società per il impegno che mettono nello sport e in questa attività del calcio in fondo. Grazie a tutti. Prima ho dimenticato soltanto di dire una cosa importante, e cioè che quest'anno sarà disputato anche il campionato di Under 21. Farei un applauso anche alla squadra Under 21. Ieri mi raccontava il presidente Emiliano Biasillo, pericolosamente seduto accanto alla presidentessa, che questa è una precisa scelta anche qualitativa per cercare naturalmente di far fiorire questo divario. Vorrei passare la parola proprio al presidente, perché grazie forse alle sue, anzi togliere forse alle sue ambizioni, se questa squadra oggi è arrivata come in alto. Quindi Emiliano, a te la parola per presentarci quali sono in qualche modo anche gli obiettivi di quest'anno. Ti ringrazio per essere tutti qui presenti oggi a questa giornata di presentazione della Gymnastic Studio 2016-2017. Ringrazio tutti i presenti qui a fianco a me, tutti voi soprattutto che mi state di fronte, che dimostrate sempre l'attaccamento anche a quella che è la nostra progettualità, non solo ai nostri colori, al nostro nome, alle persone che vivono questo progetto, ma forse magari cominciamo tutti quanti a capire quello che effettivamente vogliamo fare, che non è
solo andare così a creare un movimento che sia fine a se stesso, ma una crescita dei giovani, una crescita dello sport, togliere magari tanti ragazzi che non hanno possibilità di andare in palestra, di svolgere attività magari a pagamento, presentarsi ed affacciarsi in uno sport che li possa far crescere, che gli possa dare un futuro e che gli possa dare un insegnamento di vita che gli permetta di relazionare meglio con gli altri, di fare gruppo e di crescere in modo sano, perché lo sport poi deve essere una crescita sana dell'uomo e della persona. Questa è la prima cosa che noi ci proponiamo in seno alla società. Poi tutto quello che è il progetto di crescita sportiva lo portiamo con tanta forza di volontà e sacrificio ormai da 2 o 3 anni con la convinzione che questa città possa diventare con il calcio a 5 una delle tante città italiane che militano in Serie A, no? E come diceva Simone, l'ambizione deve essere sempre equilibrata perché non possiamo portare avanti questo progetto stando con i piedi troppo per aria, dobbiamo tenere sempre i piedi ben saldi a terra e lavorare alacremente tutti per raggiungere un risultato che prima di tutto deve venire da dentro, poi da dentro di noi, dalla voglia di fare, dalla voglia di crederci e di lottare sempre. Questo lo dico sempre ai miei ragazzi, io parlo ai giovani come parlo alla prima squadra, allo stesso modo. Per me questo progetto è impegno, è costanza, è sacrificio. La stessa cosa noi dirigenti vogliamo inculcare a voi che siete più giovani, a loro che sono già più adulti, maturi, che già hanno sicuramente un'esperienza maggiore. Mi fa piacere vedere la prima squadra presente agli allenamenti degli under, perché questo vuol dire far capire anche ai giovani che soprattutto la prima squadra ci tiene al lavoro che poi i giovani effettuano con gli allenatori e con i dirigenti della società. Mi fa piacere pensare che tutti i giocatori che vengono nella nostra società, se restano, restano felici, se ne vanno col sorriso e con gli abbracci a tutti quelli che fanno parte dello staff. E quella è la cosa più bella, no? Magari chiamarsi dopo 1 o 2 anni con giocatori che hanno militato nella tua squadra e lasciarsi con ti voglio bene preside, ti voglio bene chiunque sia dall'altro lato, quindi quello è l'obiettivo principale. Quando parlo della mia squadra, se sto con i pantaloncini corti e la maglietta, cioè i brividi addosso, ce li ho pure oggi che sto con la giacca e la cravatta e penso che fino a quando mi emozionerò così nel parlare della mia squadra, continuerò a lottare con loro dall'inizio fino alla fine. Io spero che tutto quello che io sento ve lo possa trasmettere sempre e voglio vedere dei ragazzi che vanno in campo perché portano in alto il nome di questa società, il nome di questa città, che anche se venite da lontano vi accoglie con calore, con forza, con un abbraccio che poi è quello di tutta la cittadinanza. Io ringrazio tutta la dirigenza, no? Perché senza Simone dice sì, l'ambizione del presidente, sì, l'ambizione del presidente, ma questo presidente sicuramente senza delle spalle come quelle che ho di fianco e sedute davanti a me. Non è che le ambizioni vanno avanti da sole,
no? Ci devono credere pure gli altri. Per fortuna questa società negli anni ha maturato uno staff che diventa sempre più importante, sempre più presente, sempre più costante e sempre più impegnato, e questo gliene fa onore, e penso che un applauso vada soprattutto al mio staff. Non rubo altro tempo a Simone e faccio continuare a Simone la presentazione. Grazie. Anche se non è finito qui il tuo lavoro di stamattina, perché ci passeremo la palla, per usare la metafora calcistica, più volte, adesso vorrei che qualcosa dicesse anche un'altra persona fondamentale per questa squadra, ovvero il mister Michele Treglia. Vorrei che ci parlasse di quanto sia stimolante andare a disputare quest'anno un campionato di Serie B e cosa cambia rispetto all'anno scorso. Innanzitutto salve a tutti. Il campionato di Serie B è molto stimolante. Stimolante soprattutto perché non è nata in maniera casuale la cosa. Ritorno a dire che è nato tutto circa 2 anni fa, quando ci siamo visti io e il presidente, parlavamo. La squadra veniva da una retrocessione. Era, penso, un momento brutto per tutta la società Gymnastic, ma soprattutto per lui, proprio perché so come la vive, so quello che prova e l'ha dimostrato anche oggi. E lui mi disse una cosa, di ritornare a fondi, perché aveva intenzione di riportare il sorriso e la gioia attorno al mondo Gymnastic. Sono passati 2 anni e negli ultimi 2 anni ogni volta che facciamo la presentazione parliamo di record e numeri fantastici fatti nella stagione precedente, e sono quei numeri e quei record fatti sul campo con grande lavoro e soprattutto il sacrificio da parte del presidente e di chi è attorno a lui, che hanno portato la Gymnastic qui. 2 anni fa, quando parlavamo, era forse impensabile ritrovarci qui con una sala piena e a parlare di un campionato nazionale. Invece il grande lavoro fatto fa sì che stiamo qui oggi. Ed è inutile, altre persone direbbero, vabbè, il primo anno è una matricola della Serie B, farà il campionato, il primo obiettivo è fare bella figura e salvarsi. In questa società, conoscendolo, è impensabile dire queste cose. E quando fa una cosa punta sempre al massimo. Anche per quest'anno sarà questo l'obiettivo. L'obiettivo sarà puntare al massimo, sarà confrontarci con qualcosa che rappresenta la storia di questa società e quindi va onorato nel migliore dei modi. Per fare questo il presidente con il suo staff, con Maurizio, con Antonio, praticamente hanno creato un gruppo di giocatori che secondo me faranno in modo che la Gymnastic si presenterà su ogni campo con un unico obiettivo, che è quello di vincere. Poi sarà il campo a dire se l'anno prossimo staremo qui a parlare di numeri, di record o di altre cose, ma sicuramente la città di Fondi e il presidente dovranno a fine anno essere orgogliosi di noi. Questo è l'obiettivo che io e la squadra ci poniamo e faremo di tutto per raggiungerlo. Grazie. Grazie al mister. Adesso vorrei passare la parola ad un altro tassello di questo mosaico
del calcio a 5 e della gymnastic. Sarà importante per la stagione 2016-2017 un accordo che è stato stipulato tra la società e Silvio Palazzo, ma in particolare il suo studio fisioterapico. Infatti Silvio è responsabile dello staff medico e volevo sapere appunto da te quale sarà il vostro apporto quest'anno, come sarete vicini alla squadra in ogni situazione. Buongiorno a tutti. Io sono, per chi non mi conosce, un osteopata, ma sono fisioterapista e grazie a Emiliano, lo chiamo Emiliano per l'amicizia che ci lega, della fiducia che ci ha dato, e coordino un gruppo di persone che avranno il compito di dare al mister il massimo numero di giocatori possibili per ogni partita. Cercheremo di, con un progetto molto lungo, di curare tutte quelle che sono le particolarità mediche di un singolo sportivo. Partirà dalla prossima settimana dalle visite mediche, dove saremo coadiuvati dal dottor Leo Marini, e per proseguire ci saranno a disposizione altri medici, la dottoressa Francesca Vicidomini, che sarà il medico che fa da supporto gara, e Gaetano Esposito, che è un altro ragazzo che è fisioterapista sempre del gruppo. Il lavoro principale noi lo faremo durante la settimana, però, perché la gara è fine a se stessa, nel senso che dobbiamo limitare solo l'atto traumatico. Nel nostro compito è quello di, anche noi puntiamo ad avere a fare dei numeri, il minor numero di infortunati, quindi quello sarà il nostro obiettivo. Per fare questo lo facciamo durante la settimana, quindi con prevenzione dal punto di vista alimentare, nutrizionale, posturologico, esami di qualsiasi genere. Il nostro gruppo si spera che si coordini poi con tutti gli altri componenti del gruppo, e mister, direttori, presidenti e così via. Speriamo di far bene, speriamo un altro anno di chiudere con un buon risultato sia calcistico che in termini medici, con minor numero di, sperando zero, di infortuni procurati. Studio, ovvero il direttore sportivo Maurizio Bianchi, che ha curato il mercato, cura i rapporti con i giocatori, cura anche l'Under 21, e quindi chi più di lui ci può dire, insomma, in che stato versa questa squadra adesso, come stanno anche i giocatori in vista della prima sfida del primo ottobre. Buongiorno a tutti, quindi ci lega un qualcosa di più forte, che sia il legame sportivo o lavorativo, perché io, oltre ad essere PS, sono istruttore all'interno della tua palestra, quindi diciamo c'è un doppio legame. Per quanto riguarda la squadra, io ho iniziato questa avventura di PS solo 2 anni fa, cioè ero già all'interno della società, però mi occupavo del settore giovanile, che ho curato da circa 5 anni, e devo dire che a Fondi siamo stati la prima società a fare un campionato regionale, quindi a livello giovanile. Quindi questo ci già molto, anche perché portare il calcio a 5 già a livello regionale, provinciale, non è una cosa da niente. Prima società a livello fondante che porta i ragazzi a partecipare al campionato. 2 anni fa il presidente mi dice: voglio darmi il ruolo da PS. E quindi inizia per me questa nuova avventura, dove lo scorso anno i numeri sono già stati detti ampiamente dal mister e dal presidente, quindi giocatori di massimo livello. Quest'anno
ho cercato di fare di scegliere giocatori adatti a questo tipo di campionato, adatti alla nostra società, adatti alla nostra mentalità. Il presidente mi ha dato ampio spazio, nel senso che lui mi ha detto, cioè io lo chiamavo soltanto quando avevo definito il giocatore. Quindi nel momento in cui avevo scelto il giocatore, lo chiamavo e dicevo, presidente, abbiamo concluso con questo giocatore. Lui non mi ha mai chiesto le caratteristiche, se come era, come non era, perché penso che c'è la fiducia che c'è in me e io che ho in lui va al di sopra di tutti gli aspetti, quindi c'è un legame fondamentale tra di noi, forte contatto anche che ho con il mister, quindi siamo in stretto contatto, tanto è forse, penso che sento più il mister che la mia fidanzata o mio figlio, perché veramente ci sentiamo, penso, 7, 8, 10 volte al giorno per poter organizzare il tutto e per poi raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per quanto riguarda, concludo per quanto riguarda la prima squadra, dicendo che ho cercato di scegliere giocatori, ma soprattutto uomini. Quindi giocatori che in campo possano dare il loro contributo, ma anche fuori dal campo, che è molto importante per noi, per la nostra società e per quello che rappresentiamo. Quindi è vero che la società punta ad avere dei risultati all'interno del campo con delle vittorie, ma quello che conta anche è il rapporto poi che lo stesso giocatore ha nello spogliatoio e al di fuori dello spogliatoio, quindi con la società, con la comunità fondana e con quant'altro. Quindi questa è stata, diciamo, i miei punti erano cercare buoni, bravi giocatori forti, ma che avessero determinate caratteristiche da uomo, non solo da calciatore, ma che ci potessero dare delle garanzie anche a livello di uomo fuori dal campo. Quindi adesso sarà il campo a darci i risultati. Penso e spero di aver fatto delle ottime scelte e poi vedremo quali saranno i risultati. Concludo con i ragazzi che dell'anno 21, quindi ho curato sia la scelta della prima squadra che dei ragazzi dell'Under 21 nazionale. Sappiamo che andiamo a fare un campionato difficile, dove molti di loro sono forse di età non proprio adeguata al campionato che andremo a fare, ma sono sicuro che daranno il massimo per ottenere i migliori risultati. Questo poi anche in questo caso sarà il campo a darci i risultati e auguro insomma a tutti di fare degli ottimi campionati, sia alla squadra che ai ragazzi della 31. Grazie. Ti chiedo, Emiliano, credo che sia arrivato il momento da parte tua di presentare staff della palestra e poi anche la persona che siede rispetto a mia madre all'estremità del tavolo. Allora, intanto abbiamo parlato di tutto quello che è la parte medica seguita da Silvio Palazzo e dal suo staff. Mi preme presentare anche quello che invece sarà ed è già ad oggi lo staff che sta seguendo i ragazzi quando vengono in palestra e per migliorare quello che è l'aspetto fisico attraverso l'utilizzo appunto di lezioni e attrezzature che si trovano all'interno della nostra palestra. Comincio da Domenico Stravato, a
che sta ormai con me da tanto tempo e che ringrazio per allenare in modo a quanto pare anche dei risultati che vediamo con i ragazzi in modo molto fattivo la squadra della Cina. Poi passo a Saber che nel settore, quindi mi affido tranquillamente a quelle che sono le sue capacità da personal trainer, istruttore, da guida della squadra. Quindi un altro applauso. Come diceva Simone, questo tavolo in fondo alla mia destra c'è oggi una new entry di questo staff Ginanzi Studio, vi presento Antonio Sever. Antonio, circa 3 mesi fa, mentre lo allenavo in palestra, perciò così dico, vabbè, ma c'è un po' di tempo libero, magari se ti va di entrare nello staff di questa Ginanzi Studio Futsal, noi farebbe molto piacere, a me in primis, poi a tutta la dirigenza. E lui senza esitazione mi ha detto, allora ti comincia a chiamare presidente, da posto. E da quel giorno ha passato i guai, perché abbiamo avuto tra virgolette un'estate di lavoro allucinante. Preparazione a 360 gradi di un campionato che comunque ci prendeva anche a noi preparati, perché a livello esperienziale non avevamo mai fatto questo percorso nazionale, quindi ci siamo dovuti veramente barcamenare tra 3.000 cose. Io, Maurizio e Antonio praticamente siamo diventati collaboratori anche con tutti, perché questi due anche a livello di nonno. Presidente, scusa, volevo chiedere, ma domani la maglia abitamento al comune vado io e tu, chiamo Maurizio, c'è cioè, di questi notte. Certo, che tu vuoi la perfezione, dovete anche questo lontano. E io ti dico. Vincenzo Cicalese e al DS.
Allora, intanto grazie di essere qui presenti. Io do a Vincenzo la targa e leggo la frase che ho scritto su questa targa, di suggellare questo gemellaggio che sento prima di tutto come un gesto di grande stima, rispetto per la persona che ci ha avviato e poi per tutti gli altri dirigenti fanno parte di questa società, nonché di tutte le giocatrici di questa squadra di calcio a 5 femminile che militerà nel campionato di Serie A, che, come diceva prima Fabrizio, sarà una delle bandiere della città che cercherà di lottare il capo di questa città, no? Sempre più in alto. La frase che ho scritto è: lo sport è il potere di unire le persone che lavorano con passione e dedizione. E penso che, conoscendo Vincenzo e tutto lo staff della VIS, questa prima frase racchiuda quello che è il lavoro che questa società svolge e porta avanti per questo progetto femminile. Buon auspicio che l'inizio di questo lavizio dalle nostre società sia di un lavoro nel tempo. Questo lo potrà definire solo il tempo, però siccome c'è tanto tempo, io conosco Vincenzo e ci dividiamo sudore, sorrisi, arrabbiature per la società e per la società, quindi ci dividiamo i nostri sforzi nel bene e nel male ogni volta che ci vediamo e perdiamo quei 2 minuti. Stare insieme o le orecchie ad allenarci in palestra, penso che questo sodalizio non possa altro che far un percorso di crescita e per un futuro sicuramente migliore per tutte e due le società. Io vi ringrazio di essere qui e con una immensa gioia vi consiglio questa targa nella vicinanza. Adesso dobbiamo organizzare la squadra, credo, no? Ci siamo. Mi hanno comunicato stamattina i numeri, quindi spero di non sbagliare, c'è anche qualche sorpresa con i numeri. Allora, volevo solamente citare gli sponsor importantissimi: Italcarote, Daniello, Gymnastic, la palestra, Eurofocus, Fratelli Fidaleo, Pannelli Idrotermici BR e Silvano. Io intanto colgo l'occasione perché in sala avevo visto sia Orlando Fidaleo che Massimo Riccardi, che sono due degli sponsor che hanno deciso di seguire la Gymnastic in questo percorso calcistico. Vi ringrazio di persona e magari un applauso. Veramente di pieno cuore.
squadra sapranno chiudere la stagione cinese come è stato fatto l'anno scorso con la seconda migliore difesa, con il numero 13 dopo aver trascorso una stagione del 14-15 con il Lecco Calcio A5 in A2, lo scorso anno in A2 con il Catanzaro Calcio A5, con la maglia numero 13 di portiere Roberto Barbera. Invece ha disputato nel 2014 la stagione con l'Olimpic Sinope Calcio A5 in Serie D e l'anno scorso con il Marina B in turno in Serie C2 con il numero 27 Luca Morrone. Veniamo ai giocatori di movimento, cominciamo con un laterale che nella stagione 2014-2015 ha disputato la 2 e poi il playoff con il Modugno Calcio A5 e l'anno scorso la Serie B con l'Odissea 2000. Lui si chiama in realtà Recte More Eduardo, ma possiamo chiamarlo Duru. Calcio a 5 in Serie A, Matteo Esposito. Ci sono parecchi nomi portoghesi in questa stagione, quindi bisognerà imparare a parlare questa lingua. E adesso infatti c'è un centrale con il numero 15, viene da una stagione con il Pisinadis Calcio A5 in Serie C1, lo scorso anno in Serie A2, Osi Soares Vinicius. C2, Michele Corrente. Passiamo a un pivot con il numero 12, viene dalla Serie A brasiliana, ma anche dalla Serie A di Cipro, spero di pronunciare anche qui bene, Costa Pinto Paolo Nuno. Benissimo, e viene da due stagioni ad altissimo livello perché con la Serie A polacca due anni fa, l'anno scorso nella Serie A portoghese, Alvarado Santos Cagua. Arrivato che stamattina ha avuto la prima
numero 10 viene da due stagioni in Serie C2 e in Serie D, Giacomo Salvi. Ad andare lì con la squadra,
fare appena insieme a Paolo. Per la gestione fiscale si ringrazia invece Marcello Rotunno. Insieme direi al consigliere spirituale, che non sono io, anche se sta qui davanti a me, ma è il papà non solo di Emiliano ma anche di questa squadra, Lucio Biasini. Allora l'attenzione di Emiliano anche in questo
mi fa piacere, anche perché poi tutt'altro ho fatto l'educatore, però a chiusura di questo piccolo intervento consentitemi di ringraziare tutti gli sponsor, però consentitemi in particolare un po' Fidalero, perché si sta insieme soltanto come sponsor, si sta insieme prima di tutto come persona. E poi per fare tutto questo. Grazie. Io rispetto a questa parte finale che il mio babbo ha espresso, legato anche alla cultura, allo sport, alla crescita culturale, volevo porre l'attenzione anche su una progettualità nuova che la Gymnastic quest'anno attuerà. Grazie anche alla mia dirigente Lucia Bonelli dell'Istituto Comprensivo Milani, la Gymnastic impronterà un progetto sportivo con i bimbi della scuola primaria e sicuramente anche della scuola media per portare la scuola del gioco sport calcio a 5, partendo da quella che è la motricità di base fino a quello che è il gioco sport e ai più grandi lo sport vero e proprio del calcio a 5. Quindi questo è anche un altro aspetto innovativo di questa società e in questo progetto vedremo in prima persona i ragazzi della squadra. La cosa bella è stata presentare questo progetto alla squadra e vederli subito concordi, no? A partecipare a questa iniziativa, a questo progetto innovativo che la città si propone a questa scuola dell'Istituto Comprensivo Milano e che è stato preso con tanto consenso dalla dirigente che noi cercheremo di attuare durante quest'anno scolastico 2016-2017. La cosa più bella penso che sia questa. Io il mio progetto alla mia dirigente l'ho proposto gratuito. Voglio che i bambini possano aderire a questa attività sportiva in modo gratuito, impegnando magari uno o due ore alla settimana ad effettuare gioco sport calcio a 5 e quindi sono fiero anche di aver avuto l'appoggio di tutta la dirigenza, di tutta la squadra, di tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per portare avanti questo progetto. Grazie. Intanto dovete andare al palazzetto, veniva da dire andare allo stadio, ma è sostanzialmente la stessa cosa. Le partite in casa si disputeranno sempre il sabato alle 16, a partire da quella del 1° ottobre contro il Benafro, la prima a cui non far mancare la vicinanza della tifoseria. L'Under 21 invece giocherà la domenica mattina, secondo me. E sempre al palazzetto, faccio vedere solamente queste due riviste che saranno distribuite in alcuni locali della città e non solo, credo forse anche al palazzetto, perché Calcio a 5 Anteprima e Calcio a 5 Live sono delle importanti testate che si occupano di questo sport. La Gymnastic Studio Calcio a 5 avrà una pagina dedicata su queste rubriche di formazione sportiva. Spero di non aver dimenticato nessuno. Mi ha fatto piacere rivedere la verba del professor Biasillo e quindi direi che in bocca al lupo ce lo deve fare la presidentessa, quindi deve dirci lei qualcosa tipo forza ragazzi o qualcosa del genere, in bocca al lupo, quello che vuole, è troppo tempo. Allora il Bluetooth mi ha passato il messaggio, ha detto bocca al lupo a tutti, attenzione, cerchiamo di vincere tutte le partite, altrimenti si
questi casi si direbbe anche però si dirà nel palazzetto più forte, qualsiasi bocca al lupo sarà ben accetto. Ci rivediamo nel corso della stagione e poi per festeggiare la fine sicuramente qualcosa che vuoi fare. Complimenti.